Allora, vi faccio vedere velocemente che cosa ho comprato acqua e sapone. Ovviamente non è che vi ho fatto vedere che sono andata nel negozio, però vi faccio vedere perché io sono andata il 23, che era un giovedì. Ho speso 41,28 euro. Questo è lo scontrino di acqua e sapone. Vi faccio vedere che cosa ho preso. Scusate, ma è sera. Ormai è. Sono le 11:30 di sera, sto registrando questa clip. Comunque, vi faccio vedere, ho preso la candeggina ACE, questa qua che rimuove germi e batteri, sgrassa e igienizza, rimuove anche la muffa e smacchia i capi bianchi, più mousse. Dato che questo è nuovo e me l'ha consigliata una mia collega, allora giustamente ho deciso di prenderne una e provarla. Questa più o meno è stata, cioè costava 2,35. Questa qua. La provo e poi vi farò sapere se mi trovo bene. Poi ho preso le mie salviette, queste qui, che se non sbaglio l'hanno diminuite. Dove sono? Non lo trovo. Credo 3,75 euro dovrebbe essere. Io non so perché mettono dei strani nomi, strani codici che poi non sai. Comunque ho preso queste due salviette perché le ho finite. Della Rolla Paris. Allora, questi qui sono fantastiche. L'ho provato una volta e l'ho volute ricomprare di nuovo. Con questi io mi trovo bene. Ho preso due pacchetti così adesso posso struccarmi. Poi, dato che volevo provare anche questo, che io l'acqua micellare non lo provo quasi mai, per la prima volta ho preso questo qua della Nivea. 3,75 euro. Questa io non so perché, vabbè, sì, dovrebbe essere 3 euro. E era in promozione 3,75 euro. Comunque, questa qua della Aloe Vera Bio di 400 ml e c'è scritto nuova. Non l'ho mai provata. Voglio provarla. Mi hanno dato anche il libricino, la rivista, che poi alla fine dentro non è che ci sia chissà cosa, cioè fa un po', si può dire cagare. Comunque, pensavo che era bella invece. Poi ho preso le ricariche, queste qui, queste costavano 2,89 euro l'una in promozione, perché sennò io l'andavo a pagare 4 euro. Sono le ricariche dove vedete quello lì dietro che ricarica, ma l'avevo già fatto vedere. Questi qui durano 2 mesi. Io l'ho preso una alla vaniglia, che è questo. Poi ne ho presi due per provare e l'altra alla lavanda, questa qui. Io adesso non mi ricordo quali ho provato, come sempre. Comunque, vi farò sapere, sperando che mi ricordo. Poi vi faccio vedere le ultime tre cose. Allora, ho preso questi che in teoria ce li avevo. In teoria ce li avevo e i dischetti struccanti, però questi erano in promozione a 1 euro e l'ho voluto prendere per provarli. E però, dato che sono 120 e ho preso l'acqua micellare, ho detto quasi quasi proviamola. Perché di solito io quando mi strucco con le salviettine, che è la matita quella più pesante, che è resistente all'acqua, praticamente waterproof, non riesco a struccarmi con le salviettine. Per cui io voglio provare con l'acqua micellare e i dischetti a vedere se riesco a struccarmi.
perché sinceramente non so se con quello riesco veramente a struccarmi quando il trucco è bello pesante. Poi ho preso due novità, cioè dovete farmi sapere se voi avete già provato questo qua della Nivea Q10 Power. Questo qui è un applicatore per il correttore antirughe. È nuovo, da quello che c'è scritto appena uscito, dato che non sapevo il mio colore perché non si potevano aprire le confezioni. Ho preso sia l'1, c'è scritto sia l'1 che il 2 di colore. Ne ho presi tutte e due perché c'erano solo questi. Io ho preso questi. Uno di questo 10,90 €, cioè vuol dire che due confezioni l'ho pagata 20 €. È tantissimo, però spero che davvero fa il suo lavoro, spero che copre le mie occhiaie e spero che il colore va bene, perché quello che volevo io, il mio correttore della Maybelline Antietà, era finito il mio colore. Allora ho detto, dato che sono senza correttore, ho voluto comprare questo qua e provarlo a vedere se è buono. Io vi farò sapere se mai lo proviamo in questo vlog, così vediamo com'è. E niente, vediamo. Adesso li apro tutti e due, così vediamo il colore, se ci azzecca. Fatemi sapere se l'avete provati o se l'avete comprati. Diciamo che questi io l'ho presi perché c'era, allora si schiaccia qui e dovrebbe uscire il prodotto. Allora scrive. Allora questo dovrebbe essere l'1. Però non so se lo uscite. Sì, questo è l'1. Non so se si vede questo qui. Questo. Che potrebbe andare bene per la mia pelle. Adesso io l'ho aperto, ma vabbè, chi se ne frega, tanto poi li devo usare. Proviamo il 2, che dovrebbe essere più... Vediamo la differenza. Se c'è la differenza. Sì, beh, la differenza c'è. Non so se lo vedete più o meno. Comunque, questo è il 2, quello più scuro, e poi c'è l'1. Secondo me l'1 per me va bene. Il 2 sarà scurissimo. Secondo me non va bene per... Però, dato che non sapevo qual era il colore giusto, l'ho presi tutte e due. Allora, c'è la promozione. Vi metto qua la foto dove ho letto acqua e sapone che c'era la promozione, che se tu compravi due confezioni di Q10 Power o crema viso o correttore, ti arrivava a casa in regalo la spazzola per i capelli. Sì, spazzola per i capelli. Vi metto qua il non proprio volantino, ma quello che c'era scritto. Io ho provato a inviare lo scontrino, a inserire tutti i dati. Speriamo che me lo accetta e vi farò vedere poi, quando mi arriverà a casa, vi farò vedere questa spazzola per i capelli in omaggio, che dopo i 20 euro che ho speso, vediamo se mi arriva a casa veramente questa spazzola. E niente, queste sono le cose che ho comprato al Quazzapone. Ovviamente anche questo vlog sarà un vlog a clip diverse a giorni, perché giustamente non posso fare un vlog intero. E niente, per cui io continuo il vlog e voi continuate a vederlo tutto. Buona visione. Oh, oh, oh! Ammira!
gusta. Regala. A Como abbiamo un sacco di idee. Parola di Babbo Natale. Fatti un giro, stai sicuro. Ti aspettiamo.
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy. Vi faccio vedere cosa ho comprato da Primark. Non ho comprato chissà cosa, perché ho trovato solo queste due cose per mia nipote. Io ho preso questi bavaglini, che sono 5, una diversa dall'altra, e costano 3,50. Questi qua carini, mi sembra che sono diverse, perché una è rosa, l'altro, ah, ce n'è solo uno di coniglietto. Comunque queste, e poi questa tutina pagata 16 euro, di Minnie della Disney, con il cappuccio che ha il fiocchettino alle orecchie. Dentro è fatta così, l'ho presa dei 3-6 mesi, con una giacchetta, poi c'è il body e i pantaloncini, che sono troppo carini. E io ho preso praticamente il completo di Minnie, questo qua, perché dato che a Capodanno andiamo dai miei nipoti, io ho fatto questo pensierino per lei, e niente, per cui io ho preso questa roba qua. Non ho trovato chissà cosa da Primark, perché alla fine, come avete visto nel vlog, cioè nelle clip, non mi piaceva niente, e c'erano sempre le stesse cose. Allora, dato che ho visto che queste due cose mi sono piaciute di più, ho preso queste, almeno qualche regalino per la nipotina, e basta. Infatti siamo andati solo al negozio di Primark, perché gli altri negozi, in poche parole, costavano tanto. Poi c'era un casino di gente, perché i parcheggi erano strapieni, abbiamo trovato un buco per parcheggiare la macchina e c'era un casino di persone, per cui non riuscivi neanche a vedere chissà cosa. I prezzi poi ovviamente non erano neanche scontati, e alla fine abbiamo solo comprato queste due cose qua e basta. Poi siamo andati da Starbucks e siamo stati lì 2 orette, 3 orette, il tempo di guardare cosa c'era in giro nei negozi, ma sempre le stesse cose. Per cui questo è quello che ho comprato. Non ho comprato chissà cosa, peccato, perché volevo comprare qualcosa in più, ma invece non mi piace, proprio non mi piaceva niente di quello che c'era. Vi faccio vedere cosa ho acquistato da Calliope. Questa è già la terza clip che faccio. Sono solo due acquisti. Allora, ho preso questa giacchetta con la pelliccia finta, che è morbidissima, ha i bottoni, che puoi, cioè la chiusura è semplicissima, lo puoi mettere come vuoi, sia chiuso che così aperto. Allora, costava 7 euro, 79,99 euro, ma l'ho pagato 49,99 euro. Una XL, perché giustamente era troppo piccolo, se prendevo una taglia M arriva fino alle ginocchia, per cui è ottimo, è morbidissimo e comodo. E ho preso questo qua, che poi vi farò vedere su Instagram nella storia come mi sta, dato che questo è l'ultimo vlog. Allora, totale ho speso 113,95, perché io ho preso due cose. Uno, ho preso anche questo maglione rosso scuro, è semplice. Allora, questo costava 25,99 euro, io ho preso una L, perché sennò la XL mi stava troppo grande,
troppo largo. Ho preso una L, però credo che anche la M secondo me mi andava bene. Ma però vabbè. E l'ho pagato 17 euro perché era in promozione pure questo. Comunque è un semplice maglione. Che anche questo poi ve lo farò vedere indossato su Instagram. Fatto così, molto carino, dato che non ho niente di questo colore. Ho preso questo. Poi vi faccio vedere. Questo l'ha preso il mio ragazzo. Questo è un maglioncino per Capodanno. Ho preso praticamente il completo. Allora, questo maglioncino 25,99 euro. È bianco sopra, grigio in mezzo e scuro sotto, grigio scuro. È semplice anche questo. Molto bellino anche questo, perché ovviamente c'era solo questo qua. E in più ho preso i jeans grigi, fatti così. Vabbè, grigi sono semplici. Questi 25,99 euro. 20 euro scontati. È una 50. Però calcolate che lui è magro, ma porta una 50. E niente, ha preso il completo per Capodanno, si vestirà così, con i pantaloni grigi e il maglioncino. E in totale abbiamo speso 113 euro. Queste sono le cose che abbiamo comprato da Calliope per la prima volta, perché questo l'ho acquistato solo, diciamo, in questa settimana. E niente, questi sono stati gli altri acquisti. Adesso cado. Gente, c'è tanta gente. Sabato sera, comunque siamo solo noi. Voglio farvi vedere Cernobbio di sera. Cosa hanno messo? Beh, direi che siamo troppe persone. Io pensavo che qualcuno veniva a fare una passeggiata. Eh no, che cosa? Tutto chiuso. Riusciamo a fare le foto? Almeno anche se è al buio. Qua ci hanno messo due palle, anzi tre. E qui stranamente, dopo tanti anni, hanno fatto l'albero con la stella illuminato e il bus con dentro le piante e con le luci. Però dato che era bello, volevo farvelo vedere. Culo. È bellissimo. Adesso voglio vedere se riesco a farmi una foto decente che si vede. Intanto vediamo qua.
ce ne sono perché si muore di freddo. E fa un freddo della Madonna. Che carino. Sai quest'estate che era qua? Quest'autunno? Identico. Ma va? Questo è l'albero. Perché se voi andate qua dentro, sotto, è bello caldo e non passa l'arietta. E si sta bene sotto, eh. Ovviamente non è che si vede tanto bene perché ci vuole una luce potente, ma mica vado in giro con le luci potenti. E là dove c'è l'hotel hanno fatto altri alberellini con le luci. Qua il bar è chiuso. Qua hanno messo le luci così a caso. Io voglio vedere se riesco a fare le foto. Anche visto. Ho visto adesso. È nato Gesù Bambino. Bella borsa di Gucci. Solo che non me le posso permettere. A parte che 890 euro di scarpe è un po' fuori. Uno stipendio. Vediamo. Questa qua è la mia borsa preferita. Però le scarpe sono fighe. 1.390. Però mi piacerebbe avere le scarpe così. Allora, il vlog finisce qui. Io vi auguro un buon anno nuovo 2022. Io lo festeggio dai miei familiari, dai miei nipoti lì a Varese, per cui ovviamente non vloggo, per cui io vi saluto adesso. Vi faccio tanti tanti auguri di buon anno. Ovviamente non faccio due vlog, che avevo detto che facevo due vlog mass fino al quinto,
dato che non riesco a farlo, un altro. Questo vlog andrà per il 31, che è praticamente Capodanno. Per cui voi lo vedete il 31, io lo monto per giovedì perché io domani non riesco a montarlo. Cioè, io sto registrando di martedì. Mercoledì ho altre cose da fare per cui non ce la faccio a montarlo e lo monterò giovedì. Per cui voi lo vedete venerdì. E per cui spero che questo vlog vi sia piaciuto. Vi ho fatto vedere praticamente quasi tutto. Como di sera, anche di giorno, Cernobbio pomeriggio e sera. Credo che ho fatto vedere tutto, di decorazioni eccetera. E niente, come ho già detto nell'altro vlog, farò una... Ok, finita la lavatrice, posso parlare finalmente. Stavo dicendo che ho deciso di fare la pausa su YouTube dalla prima settimana di gennaio e dal 15 in poi, c'è un'altra settimana, perché dal 10 metto due video per il canale e poi la prossima settimana, poi dopo il 15 o il 20, non mi ricordo, farò un'altra pausa, per cui saranno due settimane staccate di pausa da gennaio. Ho deciso così perché così almeno riuscirò piano piano a registrare i video, dato che non so, il fatto per il lavoro eccetera è un po' difficile, per cui adesso vediamo come sarà la programmazione. E niente, per cui ci saranno queste due settimane di pausa senza video, così almeno potete recuperare tutti i video che non avete visto in questo mese di dicembre. Detto questo, io vi saluto, credo che vi ho detto tutto, noi ci vediamo al prossimo video, che non sarà un vlog di sicuro, ma sarà forse un video dei regali di Natale. E dato che è tardi perché sono le 11 e io domani mi devo svegliare prima delle 8, devo struccarmi e andare a letto a dormire. Per cui vi auguro un buon anno nuovo, spero che sarà un migliore anno questa volta, e tanti tanti auguri per l'anno che verrà. Detto questo, ci vediamo al prossimo video, per cui questo sarà l'ultimo vlog che vedete, l'ultimo video che vedete sul canale di, ovviamente, del 2021, ma credo che sia capito. Comunque, detto questo, ciao e al prossimo video.